Consiglio regionale ha adottato il nuovo piano ittico. Il provvedimento vuole garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna autoctona, tutelare e, ove necessario, ripristinare gli ecosistemi acquatici. Lavorare su obiettivi comuni, condividere i dati raccolti e utilizzare metodi simili. È il risultato della riunione congiunta delle commissioni legalità del Consiglio regionale del Comune di Torino, che si sono incontrate a Palazzo Lascaris. Il Corecom ha inaugurato nella sede URP di Verbania il nuovo servizio di web conference per la conciliazione gratuita sulle controversie tra privati e gestori telefonici. Gli utenti non devono più andare a Torino, ma si collegano telematicamente con il conciliatore. Quando la malattia entra in casa è il titolo del convegno organizzato a Palazzo Lascaris sulla sclerosi multipla. Presentato Il viaggio indesiderato di Lorenzo Cuffini, che raccoglie le riflessioni sull'impatto che la patologia provoca all'interno della famiglia. Ha preso il via nella Biblioteca della Regione la rassegna Piemonte da leggere, serie di incontri per presentare al pubblico volumi di autori ed editori accomunati da un unico filo conduttore. Il primo appuntamento è stato dedicato ai romanzi storici. Dal 7 ottobre al 4 novembre torna la rassegna cinematografica sulle donne della Consulta femminile regionale con Agnace Torino, di diritto e di rovescio. Le proiezioni si tengono a Torino, Asti e Fossano, Cuneo, con ingresso libero sino a esaurimento posti. È uscito il numero 3 di Notizie, magazine della Regione Piemonte. Apertura sul nuovo piano paesaggistico e sulle aree protette. Tanti gli approfondimenti culturali, sociali e sportivi. Una rivista da leggere e da sfogliare anche online e con la app.